saluto a tutti voi, che seguite 7 giorni news di Taurianova TV. Questa è l'edizione del 15 luglio 2024. Buona visione con la nostra informazione. Il sindaco Falcomatà, a Pellaro per l'inaugurazione del centro dialisi San Giorgio, un servizio che mancava in città, non se ne poteva più fare a meno, avevamo uno straordinario bisogno. Di questo va dato merito all'imprenditoria privata, al dottore Gualtieri che ha investito in questo settore della sanità. A lui va il ringraziamento da parte di tutta la cittadinanza, rispetto a una battaglia che come istituzioni abbiamo iniziato a combattere 9 anni fa, insieme all'Associazione dei Dializzati, con innumerevoli tavoli in prefettura, perché questo tipo di servizio in città non c'era e i posti letto in ospedale erano pochi. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a Pellaro all'inaugurazione del nuovo centro dialisi San Giorgio, dotato di 18 posti rene ed operativo da subito. In questo caso, ha evidenziato, i pazienti dializzati, i nostri concittadini in primis, ma anche chi sceglie le proprie vacanze la nostra città, possono continuare a potersi curare in sicurezza. Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato in questa direzione. Oltre al dottore Gualtieri mi sento ringraziare il dottore Ilacqua, ha concluso Falcomatà. E anche un ringraziamento al consigliere comunale Massimiliano Merenda che fin dalle fasi iniziali ha seguito questa attività. Siamo a Polistena dove fra pochi minuti, presso la corte di Palazzo Avati, si terrà la seconda edizione del premio letterario La Fortuna, città di Polistena. Buonasera, 21 e 29. Fra 60 secondi saranno le 21:30. Questi sono gli impegni, perché chi viene puntuale deve essere rispettato nella puntualità. Ringrazio Piana TV, dottore Cavallaro, ringrazio naturalmente Taurianova TV, Pino Battista e Caterina Sorbara. Professor Cullari, tanta emozione per questa seconda edizione del premio La Fortuna. Prima di tutto grazie di essere venuti, per me è una gioia e un onore che veniate a Polistena, una città d'arte. Sì, vi devo dire la verità, io mi dicevano, mia mamma mi diceva pure che quando sono nato col microfono in mano, per cui difficilmente mi emoziono, ma questa sera devo dire che io sono fortemente emozionato. Perché? Perché questo premio, e lo dimostrano le persone che stanno arrivando, dimostra che cosa? Che è il premio che la Calabria vuole. Questo è un premio della Calabria, degli editori calabresi e degli autori e autrici calabresi. È importante questo, perché? Perché dare dei messaggi positivi dove il premio è cristallino, dove il premio non è guidato politicamente ma vince chi veramente merita, questa è la più grande soddisfazione che noi Calabria possiamo dare. È un premio giovane ma è davvero importante. Sì, è un premio giovane perché è il secondo anno, però diciamo che i numeri rispetto all'anno scorso non sono raddoppiati, sono quantuplicati, sono veramente, siamo andati oltre quello che io pensavo e che mi aspettavo. È un premio che noi dobbiamo portare avanti, che voi dovete portare avanti, non tanto io che mi impegno a fare questo, ma voi che avete le televisioni, che avete i giornali, che dovete parlare di queste cose, dovete dire che questa è la Calabria bella, è la Calabria di persone che partono da Padova e vengono a Polistena, che partono da Roma e vengono a Polistena, per che cosa? Per partecipare ad un premio letterario. Grazie per essere venuti a Polistena, città d'arte, siete di fronte alla Fortuna, una delle opere più belle di Giuseppe Renda, di fronte avete la Bellona di Francesco Jerace. Siamo, quando dico Polistena lo dico sempre, siamo nella terra della Calabria che vive di cultura e sono felice di vedere Attilio Sergio della Gazzetta del Sud, di vedere le televisioni. Sapete perché? Perché voi avete la maggiore responsabilità di dire e di fare. Quando noi ci siamo perché veramente
dobbiamo dare dei segnali importanti e positivi. Non sempre dobbiamo parlare di cronaca nera o di altri avvenimenti. Professore La Ruffa, un premio davvero importante che è già arrivato al secondo anno. Sì, è diventato importante. L'attenzione che stanno dimostrando le case editrici e gli autori nei confronti del premio ci dimostra che nei confronti nostri c'è un'attenzione particolare che va coltivata e incentivata, perché siamo convinti che l'impostazione che abbiamo dato sin dall'inizio, cioè dire far scegliere agli editori gli autori e i romanzi che devono partecipare, è uno degli elementi fondamentali di questa operazione, perché significa dare voce agli editori, che sono trascurati un po' dappertutto, e valorizzare gli scrittori calabresi, perché di questo si tratta. Il premio è indirizzato essenzialmente a scrittori calabresi, e poi in un momento in cui la lettura è diventata fondamentale nel mondo della scuola, nel mondo della cultura, incentivare la possibilità di aprire un libro, secondo noi è un fatto sicuramente rilevante, e non potevamo mancare ad un appuntamento di questo tipo. Lei ha parlato di aiutare gli editori calabresi e anche gli scrittori. In che modo, oltre ad un premio letterario? Ma intanto c'era, secondo me, da questo punto di vista, la regione nei confronti degli editori dovrebbe cercare di trovare soluzioni economiche che consentono agli editori di sopravvivere. Ci sono editori che a stento riescono ad andare avanti. Ovviamente un premio non può risolvere questo problema, ma il fatto che ci sia in un paese, come in una realtà come Polistena, nella piana di Gioia Tauro, la possibilità di far conoscere scrittori calabresi, intelligenze calabresi, e quindi gli editori calabresi, secondo noi è un incentivo nei confronti di questo mondo che altrimenti sarebbe dimenticato. Primo premio della serata viene attribuito dalla Università Pegaso Mercatorum e San Raffaele. Preghiamo il professore La Ruffa a dirci, compreso me, chi vince. Prego, professore. Le donne sono isole, riflessioni sulle solitudini femminili in età classica, autrice Titti Preda, Mediterranea Edizioni, a cui con piacere attribuiamo il nostro premio. Passiamo al secondo premio, quello della giuria. Invitiamo la presidente Enza Armino per decidere e dire chi ha vinto. Vince il premio della giuria La Fortuna 2024 con questo libro, Il Giglio, la spada e la mano di pietra. Ritratti del Sud. Allora,
cultura letteraria, La Fortuna, città di Polistena, a Ilina Sancinetti con La città degli sconfitti. L'editrice, pronto, prego. Tanti chilometri sono avanti, va bene veramente, per tutti quanti. La città degli sconfitti, premio La Fortuna città di Polistena 2024. Ancora un applauso. Date voce a questo premio. Prendiamolo così com'è. Lasciamolo democratico. Lasciamolo vivere. Diamo voce alla democrazia. Diamo voce alla cultura. Grazie, grazie. Benvenuti a Polistena, città d'arte. Alla prossima. Siamo con Ilina Sancinetti, vincitrice del premio letterario La Fortuna. Sì, per me è un grande onore essere qui a Polistena e sono molto emozionata perché non mi aspettavo di ricevere un successo popolare così importante, di ricevere un premio così prestigioso. Ne approfitto anzi per ringraziare i votanti, perché senza di loro questo premio non avrei potuto ottenerlo in nessuna maniera. È un'emozione molto molto forte, anche perché è un libro che parla di Calabria, di minoranze etnico-linguistiche calabresi, e essere premiata qui in Calabria in un premio così importante, così prestigioso per una regione come la nostra, è veramente molto molto emozionante. È un riscatto, secondo me, della nostra regione che nel mio piccolo cerco di portare avanti giornalmente con la mia attività letteraria e l'attività professionale, affinché la Calabria non sia solo terra di malaffare, terra bruttissima, disgraziata. In realtà la Calabria è una terra di cultura, di cose belle, di tradizioni popolari radicate, di accoglienza, e spero che tutte questi elementi emergano dal mio testo, e per i lettori spero di trasmettere emozioni positive. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all'assessore Francesco Costantino e ai consiglieri comunali Deborah Novarro e Nino Malara, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere, ormai in fase di ultimazione, della nuova piazza di Trunca, la cui inaugurazione è in programma il prossimo 26 luglio in concomitanza con la festa di Sant'Anna, patrona dell'antico borgo. Al sopralluogo, insieme ai responsabili dell'impresa, era presente anche il parroco della chiesa di Sant'Anna di Trunca, Don Celestino, e diversi cittadini residenti dell'area collinare. È praticamente concluso il restyling della piazza Trunca, un lavoro che ha riqualificato un'area degradata e rigenerato uno spazio molto vissuto dalla comunità. In meno di 4 mesi, è stata ammodernata la scalinata, è stato realizzato un parco giochi per i più piccoli, è stata creata una piazza a disposizione delle attività del paese e della chiesa. Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato l'importanza di un intervento portato a termine con i fondi del PNRR, e i ringraziamenti sono andati alla ditta che ha eseguito l'opera davvero in brevissimo tempo, al RUP Paolo Giustra, al direttore lavori ed anche e soprattutto a tutta la comunità di Trunca che ha vissuto e partecipato ad ogni fase del cantiere, suggerendo, talvolta, alcune attività per realizzare al meglio i lavori. Si sono ritrovati a Crotone, presso l'Istituto Sant'Anna, i partner del progetto Multiplatage, progetto di ricerca finalizzata finanziato dal Ministero della Salute, che mette in rete le regioni Liguria, Piemonte, Campania e Calabria, università e centri di ricerca che hanno prodotto 5 progetti per valutare l'impiego delle tecnologie al servizio della persona anziana fragile. L'incontro è servito ad illustrare i risultati preliminari della ricerca, che si muove nell'ambito della dimissione protetta, dell'aderenza delle cure, dell'appropriatezza prescrittiva nelle RSA, della teleassistenza e telemedicina per la riabilitazione di soggetti affetti da problemi neurologici specifici. In quest'ultimo ambito l'Istituto Sant'Anna di Crotone, quale soggetto attuatore del Work Package 5, coordina le attività di progetto e verifica la validità dei trattamenti di stimolazione cognitiva effettuati in teleriabilitazione su pazienti post-stroke, con decadimento cognitivo da lieve a moderato,
con la UDUL Becco di Catanzaro che verifica l'esito della stessa tipologia di trattamenti su pazienti affetti da Parkinson. Il concetto fondamentale alla base di questo progetto è invecchiare a casa propria, spiega il principal investigator del progetto Alberto Pilotto. Siamo qui a Crotone, abbiamo avuto questa interessante riunione con tutti i partner del progetto Multiplat Age. Multiplat Age è un progetto di rete che mette in rete appunto le realtà di 5 centri di ricerca, tra cui qui in Calabria l'Istituto Sant'Anna di Crotone e l'azienda universitaria di Catanzaro. E poi le realtà genovesi dell'ospedale Galliera, che è il centro coordinatore, l'ospedale San Martino, sempre di Genova, la Federico II, l'Università Federico II di Napoli, che collaborano con e l'Università del Piemonte Orientale di Novara, che in maniera autonoma ma integrata hanno prodotto 5 differenti programmi di ricerca focalizzati sulla valutazione dell'impiego delle tecnologie al servizio della persona anziana che il più possibile debba in qualche modo essere gestita per la sua propria autonomia a domicilio. Ecco che questi diversi programmi riguardano un programma di dimissione protetta, un programma di appropriatezza prescrittiva all'interno delle RSA, programmi di teleassistenza e di telemedicina per la riabilitazione dei soggetti anche con patologie specifiche, per esempio affetti da malattia di Parkinson o da esiti di un ictus cerebrale. Il concetto fondamentale del programma Multiplat Age è quello che in termini inglese si dice aging in place, che significa invecchiare a casa propria. Questo è fondamentale e cruciale per il benessere della persona. È dimostrato ampiamente che il coinvolgimento della cura a livello territoriale migliora in termini di riduzione di disabilità, ma soprattutto migliora quello che noi chiamiamo resilienza della persona, che è il contrario della fragilità. E alla fine l'obiettivo veramente concreto che conta per la persona è quello di avere una qualità di vita, soprattutto nelle fasi finali della propria esistenza, una qualità di vita che sia il più possibile serena e di buon livello. I 5 programmi ci dicono che effettivamente l'impiego intelligente delle tecnologie può aiutare molto. Quando dico impiego intelligente della tecnologia significa una tecnologia che sia low cost, a bassi costi, che sia facile da utilizzare, che non si veda il più possibile e che permetta soprattutto un intervento sanitario a domicilio. Ecco che allora parlare di teleassistenza, teleriabilitazione, telemedicina acquisisce un significato concreto e reale di poter assistere, curare, riabilitare la persona al proprio domicilio, alla propria casa, contornato da tutto quello che è il contesto familiare, sociale, la rete, che è anche il contesto architettonico, che è cruciale affinché venga proprio seguito in maniera appropriato quello che è il percorso riabilitativo. Uno dei risultati, per esempio, straordinari è quello che l'impiego delle tecnologie con il monitoraggio permettono di ridurre la durata di degenza in ospedale dopo una malattia acuta. Questo è stato. E questo intervento di telemonitoraggio migliora il grado di fragilità, migliora lo stato cognitivo, migliora addirittura lo stato nutrizionale a distanza di 3-6 mesi. Altro risultato eccellente, che risulta da uno dei
dei programmi è che l'aderenza all'intervento riabilitativo, in particolare l'aderenza a un intervento che promuove l'attività fisica, è molto superiore quando viene applicata la tecnologia che permette di svolgere questa attività fisica a domicilio anziché dover uscire e andare in una palestra piuttosto che in un centro medico. E credo che in un percorso così innovativo alla fine si scopra una cosa che da sempre i sanitari sanno, che l'ambiente che circonda la persona è cruciale per il benessere e per una qualità di vita eccellente o buona per la persona, soprattutto per la persona più in difficoltà, quindi quella più vulnerabile, quella più fragile, quella più anziana. Il progetto è stato portatore di diversi livelli di risultati. Il primo risultato è sicuramente quello di aver messo assieme delle competenze, ha valorizzato i territori, cioè ognuno di noi ha potuto esplorare le cose buone e ottime che si fanno negli altri territori e qui a Crotone abbiamo scoperto una realtà eccezionale che è quella dell'Istituto Sant'Anna. Un altro livello è sicuramente quello del progetto stesso, cioè la possibilità di utilizzare i soldi ministeriali per migliorare i servizi che facciamo ai nostri pazienti. In particolare abbiamo utilizzato le tecnologie digitali, fondamentalmente le app di tutti i giorni, per aiutare i nostri pazienti a cambiare lo stile di vita e assumere un atteggiamento più corretto rispetto per esempio all'esercizio fisico oppure rispetto all'alimentazione, con delle app che permettono di ricordare di fare gli esercizi fisici su base quotidiana. Dobbiamo allungare la vita, ma soprattutto migliorare la qualità della vita delle persone anziane, e questo avviene attraverso una serie di interventi tra cui anche quello degli stili di vita, quindi la dieta e l'attività fisica e poi cessare alcune cattive abitudini come per esempio il fumo di sigaretta oppure la sedentarietà eccessiva, in maniera tale da migliorare la qualità della vita e tenere, diciamo così, lontani le persone dagli ospedali quanto più è possibile. La risposta qual è stata finora? No, noi siamo rimasti abbastanza sorpresi, per esempio, dal fatto che le persone ci chiedevano questo tipo di assistenza. Cioè, all'inizio c'è un po' di diffidenza, sa, non conosco il cellulare, non so utilizzare l'app, ma poi dopo, alla fine, hanno facilmente familiarizzato con questi strumenti, che poi in realtà sono strumenti molto banali, molto semplici da utilizzare, che al punto tale che lì dove magari c'era un apparecchio da sostituire ce lo chiedevano insistentemente: beh, quando arriva il nuovo apparecchio oppure quando mi aggiustate l'orologio, perché effettivamente si creano delle nuove abitudini alle quali, insomma, è bello essere affezionati, insomma. L'Istituto Sant'Anna, in quanto soggetto attuatore del progetto Multiplattage del VP5 per la Regione Calabria, ha il ruolo di coordinare le attività di progetto e di verificare la validità di trattamenti di stimolazione cognitiva effettuati in teleriabilitazione su pazienti con esiti di stroke e con decadimento cognitivo da lieve a moderato, insieme all'Università di Catanzaro, che invece verifica la stessa tipologia di trattamenti sui pazienti con esiti, sui pazienti con sindrome di Parkinson. Si può già parlare dei primi risultati di questo progetto, di questa ricerca? Sì, abbiamo effettuato già un campione di pazienti, di 77 pazienti trattati con un follow up anche a 6 mesi, e i risultati sono assolutamente ottimi, in quanto abbiamo verificato che in effetti i trattamenti di stimolazione cognitiva erogati a distanza in teleriabilitazione hanno la stessa efficacia clinica dei trattamenti erogati in presenza, quindi nella struttura di degenza. Peraltro il progetto nasce, prende l'avvio nel gennaio 2020, quindi in un momento assolutamente particolare e inaspettato, poco prima del lockdown, e grazie a questi trattamenti, appunto, di teleriabilitazione, abbiamo verificato come anche in situazioni estreme, come è stata appunto quella del lockdown, è possibile comunque continuare a trattare questa tipologia di pazienti grazie alla teleriabilitazione.
riabilitazione, per cui già questo di per sé è assolutamente un risultato di notevole importanza. Sono diversi anni che all'Istituto Sant'Anna perseguiamo e attuiamo diversi progetti di ricerca e abbiamo anche attivi proprio due servizi, uno di assistenza domiciliare per i pazienti in stato vegetativo e stato di incoscienza denominato Oberon e un servizio corrente di teleriabilitazione motoria, cognitiva e logopedica che eroghiamo ai pazienti dimessi dal nostro istituto. Questo perché ci consente innanzitutto di dimettere anche prima i pazienti e quindi di creare in effetti un risparmio per il sistema sanitario regionale diminuendo le giornate di degenza. Inoltre ci consente di continuare il trattamento riabilitativo anche al rientro al domicilio del paziente, quindi avere un follow up, una continuità di cura che è fondamentale proprio per completare il processo riabilitativo. E dopo questa notizia abbiamo un video. L'Arma dei Carabinieri rivolge particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie della modernità. Già da tempo l'istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle truffe. Un fenomeno sempre più diffuso e attuale, che prende di mira le persone fragili, lasciando i loro segni indelebili. Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell'invasione del proprio spazio domestico, le vittime subiscono, infatti, anche il senso di colpa di essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati. In questo contesto, l'Arma ha deciso di avviare una campagna di comunicazione diretta alla parte della popolazione maggiormente colpita da questo tipo di reati, allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale. Il testimonial della campagna è il celebre attore Lino Banfi. Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Ecco, vedi, questa invece è Nunzia, abita vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era dalla figlia, doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto c'è una fuga di gas. Io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano. Lino, ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. È quello che dico io. L'importante è che uno pensi, questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi. Chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh! Aprite bene gli occhi, eh! Antonio Condrò, alias Anthony Corboa, pubblica la sua quarta opera letteraria, Gli Impuntuali. Lo scrittore taurianovese si cimenta nel genere noir. Il libro, Gli Impuntuali, è ricco di incognite, suspense, trame intriganti che affascinano il lettore, mantenendolo incollato alla lettura, fino all'ultima sillaba della storia. I personaggi che caratterizzano il racconto sono coinvolti in esperienze trascendentali, esoteriche, che, abilmente, lo scrittore descrive con il suo singolare stile narrativo. Il libro è pubblicato in versione cartacea ed ebook da Amazon, reperibile su amazon.it libri. Le precedenti opere di Condrò sono Sugno e Taurianova, Conomissis, Il cane che non ho, Lezioni di povertà. Lo scrittore annuncia una presentazione pubblica della sua opera, prevista per il prossimo settembre 2024. E dopo questa notizia, vediamo una parte dell'intervista al sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella. Benvenuti ad una nuova puntata di Oggi parliamo di... Oggi non siamo in studio, ma siamo al comune di Gioia Tauro, dove dialogheremo con il sindaco Simona Scarcella. Benvenuta sindaco. Grazie, grazie a voi per questo momento di condivisione. Come descriverebbe la sua campagna elettorale e che tipo di rapporti ha instaurato con i cittadini? Beh, è stata una campagna elettorale sicuramente difficile dal punto di vista politico, per le dinamiche che l'hanno caratterizzata. È stata una campagna elettorale molto molto lunga,
perché a Gioia Tauro si è iniziato a parlare di elezioni molti mesi prima dell'inizio, diciamo, dei tempi canonici della campagna elettorale. Però è stata anche una campagna elettorale molto bella. Io sono riuscita ad instaurare un rapporto profondo con la città e questo mi ha premiato anche con i risultati della competizione elettorale. Un rapporto diretto con i cittadini che mi hanno seguita veramente da vicino durante tutta la campagna elettorale, che mi hanno dimostrato il sostegno, e a me piace ricordare che io ho ricevuto tantissimi voti dai quartieri più popolosi di Gioia Tauro, come il quartiere Marina, come il quartiere Piano delle Fosse, come il quartiere Fiume, dei quartieri, diciamo, ad alta densità popolare, e quindi dei quartieri che si sono identificati sicuramente nel mio progetto e in quello che io volevo portare avanti. Quindi mi ha aiutato molto il rapporto con la gente, il calore della gente, e sicuramente è stato quell'elemento che mi ha dato la forza per sopportare anche momenti di tensione e devo dire anche di qualche scorrettezza dal punto di vista umano e personale che è emerso in questa campagna elettorale. Però i risultati sono stati quelli che sono stati, quindi grande soddisfazione e grande felicità. E ci tengo a sottolineare che si vedeva il calore della gente, l'affetto che la gente nutriva verso di lei. Lei penso che sia stata vista come una mamma, come una sorella, come la persona della porta accanto. Sicuramente sì, ma questa è una mia componente caratteriale, il fatto comunque la testimonianza della mia vita. Io ho passato una vita sempre nel sociale, una vita vicino alle persone, conosco, posso dire, molto bene il territorio di Gioia Tauro, i cittadini di Gioia Tauro, ho un rapporto confidenziale con i cittadini di Gioia Tauro e credo che debba essere così perché Gioia Tauro è come se fosse il mio terzo figlio. Io lo dico sempre, soltanto quando c'è un grande amore, un grande attaccamento per la città, si possono superare tutte le difficoltà che sono legate in maniera indiscutibile alla gestione di una città grande e problematica come Gioia Tauro. Questo è l'unico modo per poter affrontare le difficoltà. In queste prime settimane da sindaco, su cosa si è concentrata in maniera particolare? Guardi, io devo innanzitutto ringraziare la mia squadra. Io ho formato immediatamente la mia squadra perché avevamo le idee chiare rispetto a quelle che erano le necessità di Gioia Tauro. Quindi ho formato una squadra, una giunta comunale, a me piace dire composita, cioè fatta sia di persone che hanno competenze tecniche specifiche. Ho l'ingegnere Romeo al quale ho assegnato le deleghe ai lavori pubblici, all'urbanistica, alla gestione del patrimonio, ho l'avvocato Damiana Petrelli che si occupa di tutto il contenzioso, della gestione del personale, delle società partecipate, ho la professoressa Domenica Speranza alla quale ho assegnato la pubblica istruzione, la cultura, le pari opportunità, le politiche giovanili. Però ho anche degli operativi come l'assessore Guerrisi che si occupa dell'ambiente, del decoro urbano e il vice sindaco Toto Parrello che si occupa del commercio, delle attività sportive, degli eventi. Quindi una giunta composita. Grazie a loro siamo riusciti a partire immediatamente da quelli che erano i problemi essenziali di Gioia Tauro. Subito il decoro urbano, la pulizia delle aree verdi. Già nei primi giorni abbiamo dato un segnale importante alla città perché in 15 giorni siamo riusciti a ripulire tante aree di Gioia Tauro. Tanto lavoro deve essere fatto, ovviamente, però abbiamo dimostrato ai cittadini che con gli stessi mezzi e con le stesse risorse che c'erano prima, si può fare molto. La stessa cosa per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, che è una spina nel fianco per questa città. Io ho adottato sin da subito un'ordinanza che è quella che impone di depositare i rifiuti soltanto lato parco comunale o soltanto di fronte alle proprie abitazioni, ma nelle ore notturne. Però
per evitare appunto i cumuli indifferenziati, le micro discariche in tutto il territorio cittadino. Questa mattina già abbiamo avviato i primi controlli con la Polizia Municipale, mentre noi stiamo facendo questa intervista nel quartiere Stazione, i vigili urbani di concerto con l'assessore e le opere comunali stanno aprendo dei sacchetti che erano stati depositati in maniera incontrollata, perché purtroppo, mi dispiace dirlo, per pochi incivili si sporca la città. Un altro provvedimento che ho subito adottato e che era molto richiesto dai cittadini è quello relativo all'apertura del cimitero comunale, che solo Gioia Tauro era chiuso in alcuni giorni della settimana e tutti i cittadini me lo richiedevano. Anche lì abbiamo avviato, tra pochi giorni partirà una pulizia straordinaria del cimitero che io ho trovato in condizioni disastrose. Ho fatto vedere nel primo consiglio comunale delle fotografie, cioè addirittura dei loculi distrutti con delle bare fuori, quindi una situazione veramente al limite del vilipendio, quindi che è una situazione che contrasta con la sovranità del luogo. Questi sono stati proprio i primi interventi urgenti, oltre alle piccole manutenzioni stradali che sembrano cose da poco, però in realtà i cittadini li hanno accolti e li hanno percepiti come un segnale di novità. E questo l'ho potuto fare grazie ad una squadra, che è una squadra eccellente, nella quale io ho segnato già le deleghe fuori giunta e mi piace ricordare la dottoressa Giusi Magno, che è una farmacista molto preparata, alla quale è stata affidata la delega alla sanità, Giovanni Cedro, che è il più giovane consigliere comunale, che fa parte del gruppo dei giovani di Forza Italia, la quale è stata assegnata proprio per un simbolismo importante, oltre che per le sue competenze, la delega al porto, e la Mariangela Giovinazzo, che tutti conosciamo, che è la presidente dell'associazione Angeli di Pollicino, sempre impegnata nelle politiche sociali, ed è quella persona che a Gioia Tauro è riuscita ad aprire il primo centro diurno per disabili. Grazie al suo lavoro di mamma è riuscita ad avere dei finanziamenti ministeriali importantissimi, quindi ha dimostrato sul campo di essere un'amministratrice e le ha assegnato il welfare e le politiche sociali. E poi Fabio Pioli, un imprenditore di Gioia Tauro, mio candidato, che si sta impegnando veramente con un lavoro meritevole per il decoro urbano e per l'arredo urbano. Quindi siamo operativi, siamo sul campo, siamo nel territorio, il sindaco è sempre qui, H24, e stiamo cercando di dare delle risposte importanti. Ultimo, ma non per ultimo, io ho istituito una cosa nuova, le deleghe alla Ciambra via Smara, perché sono un'isola infelice in un territorio che non può essere tollerata. Una spina nel fianco. È una nostra spina nel fianco, si è fatto poco, non si è fatto niente negli anni. Io sto già da questi giorni lavorando, ne ho parlato già con Sua Eccellenza il Prefetto, perché cercherò nell'immediatezza, finché non verranno costruite le social house, che sono delle case appunto dedicate, sono i progetti in itinere, cercherò di individuare dei beni confiscati dove spostare alcune famiglie che vivono veramente una situazione di disagio gravissimo. Le prime 4-5 famiglie cercheremo entro quest'estate di poterle spostare e per dare un segnale, perché quei ghetti non possono esistere. Devono essere dei posti dell'orrore che devono scomparire da Gioia Tauro, perché soprattutto i bambini della Ciambra devono essere bambini di Gioia Tauro, non ci devono essere più bambini della Ciambra, non ci devono essere più bambini di via Smara. E con questa notizia abbiamo concluso il nostro 7 giorni news. Informiamo che le notizie del nostro 7 giorni news le potrai leggere in forma integrale sul nostro sito www.taurianovatv.it. Taurianova TV la puoi vedere in streaming sulla nostra web TV e anche sul canale 16 del digitale terrestre in HBBTV, tasto rosso del vostro telecomando. Arrivederci al prossimo appuntamento.